Ormai a Scalea la situazione del manto stradale appare sempre più precario. Le buche delle strade si moltiplicano a vista d'occhio. L'asfalto delle vie è diventato un campo minato, crivellato di buche che in alcuni casi hanno le sembianze di piccoli crateri dove ciclisti e motociclisti potrebbero sprofondare da un momento all'altro. Le segnalazioni dei residenti e di alcuni commercianti ci portano in diverse zone della città, dalle traverse delle vie principali come Via Campagna, dove la strada sembra una gruviera, a quelle che portano al liceo scientifico Metastasio, dove qualche settimana fa uno studente su uno scooter sembra proprio a causa di quelle buche è rovinosamente caduto sull'asfalto, riportando diverse scoriazioni. Per non parlare di Via Lauro e di Via Fiumelao, con diverse buche rattoppate in maniera approssimativa da cemento che regge appena qualche giorno e che, soprattutto nelle giornate piovose, quando l'acqua le rende invisibili, diventano un pericolo serio per le auto, ma soprattutto per bici e ciclomotori. Si presenta malmessa anche la zona del lungomare Ruggero di Lauria, dove residenti e commercianti ormai rassegnati fanno notare che oltre alle buche, in alcuni punti sono saltate da diverso tempo, senza che nessuno se ne occupi, anche i dossi artificiali. Senza dubbio il degrado delle nostre strade dipende da una serie di fattori, primo fra tutti l'assenza di una manutenzione programmata. Si interviene solo per tamponare le emergenze con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Quando poi i lavori si riescono a fare, vengono eseguiti probabilmente da soggetti che non possiedono adeguate qualifiche e soprattutto con attrezzature e materiali utilizzati non adatti come il cemento. Ci si trova così costretti a continui ripristini eseguiti anche da poco tempo con evidenti danni economici per la collettività dovuti soprattutto alle decine e decine di richieste di risarcimento da parte di residenti e non per danni subiti ai propri mezzi, come si evince visionando l'albo pretorio online del comune di Scalea. Lamentele arrivano anche dagli autisti dei pullman di autolinee che collegano i paesi limitrofi con il liceo scientifico di Scalea. Infatti, anche il fondo della strada che dalla SS18 arriva alla sede dell'istituto scolastico è completamente invaso da buche che, quando non si riesce ad evitarle, provocano forti scossoni e che alla lunga danneggiano gli automezzi. Secondo gli autisti c'è anche il pericolo che nel cercare di evitare le numerose buche presenti in quel tratto di strada si possa provocare o subire un incidente con gravi conseguenze per gli alunni trasportati.